Buonasera a tutti, benvenuti a questa festa delle eccellenze. Abbiamo avuto subito un saggio della grandezza dei nostri ragazzi. È un'occasione speciale questa. Prendiamola. Allora, l'ufficio scolastico provinciale, l'ufficio quarto dell'ufficio scolastico regionale, il cui dirigente, il dottor Luca Pasquantini, che a lui subito cederò la parola, ha organizzato questa giornata per condividere con le famiglie il percorso strepitoso fatto dai propri ragazzi che hanno conseguito la lode alla scuola dell'esame di scienza media e il massimo dei voti all'esame di Stato. È bellissimo riscontrare la presenza delle autorità cittadine in questa occasione, perché vuol dire che quando la scuola chiama c'è qualcuno che ci ascolta. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione questa bella struttura, ha permesso di organizzarci in questo modo. I ragazzi saranno protagonisti e in questo i dirigenti scolastici delle due scuole medie ascolane di inizio musicale sono stati estremamente disponibili e ci hanno permesso di apprezzare nell'arco di questo pomeriggio la bravura dei loro ragazzi, che hanno rinunciato all'ultimo alla coda di vacanze per concederci questi momenti così belli, vedrete che saranno belli anche i prossimi. Allora, io quindi chiamerei il dottor Pasquantini e poi vorrei chiamare stampato. Allora, buonasera a tutti, in particolar modo ai protagonisti di questo evento, i ragazzi che hanno concluso il percorso di studi nella scuola secondaria con il massimo di voti, per cui io direi subito facciamo un applauso a loro. Tengo molto a questa manifestazione, in quanto è una delle poche occasioni in cui la scuola si interessa delle sue eccellenze e dà un piccolo segnale di riconoscimento al merito dei ragazzi. Siamo abituati a vedere una scuola che ha come mission principale quella di fornire strumenti per supplire alle difficoltà, includere, cercare di far appassionare i ragazzi allo studio, ed è giustissimo. Spesso però si dimentica di valorizzare i suoi pezzi pregiati. Questa è l'occasione per complimentarsi con questi ragazzi, con gli insegnanti che hanno saputo accompagnarli nel loro percorso di studio, con le famiglie che hanno sostenuto il loro processo di crescita, e poi anche per augurare loro di mantenere sempre viva
la voglia di eccellere, di migliorarsi, di sacrificarsi per un obiettivo importante, qualsiasi esso sia. Credo che in genere abbiamo bisogno di questo per migliorare la scuola e la nostra società. In bocca al lupo per il vostro futuro, affinché possiate realizzare i vostri sogni. Infine un ringraziamento a coloro che hanno contribuito a realizzare questo evento, quindi dirigenti scolastici tutti, e in particolar modo le due dirigenti scolastici degli istituti che hanno messo a disposizione le orchestre formate dai ragazzi degli indirizzi musicali. Il comune che ha fornito gratuitamente la location, il service, tutto sono resi disponibilissimi. E poi il Rotary Club, come ha anticipato la professoressa, che ha sposato questa iniziativa mettendo a disposizione il gadget che daremo insomma, come segno di riconoscimento a questi ragazzi. E poi l'insegnante Rita Forlini, che ha seguito in ogni dettaglio l'evento. Quindi ringrazio tutte le autorità presenti e chiaramente tutti i presenti, augurandomi buon divertimento. L'organizzazione si è complicata, io sto prendendo la pizza. Buonasera, però la pioggia fa parte del tempo e in realtà, buonasera a tutti, il tempo è il grande protagonista di questa iniziativa, perché i ragazzi che hanno conseguito i risultati, quelli che la comunità riconosce e vuole evidenziare, evidentemente hanno usato bene il loro tempo. I greci molto spesso avevano due modi distinti per definire la parola tempo. Cronos era il tempo dell'orologio, sono circa 35, sono le 6, le 7 e il tempo conto nella sua dimensione materiale. Poi avevano, che in sequenza ce lo insegna, un altro termine che è kairos, che è il tempo giusto, è il tempo usato bene. Questi ragazzi oggi vedono riscontrato il fatto che non hanno usato bene il tempo, trovando il risultato, avendo la possibilità per saperli di identificare, come diceva Luca Pasqualini, di insegnanti che hanno fatto esattamente ciò che devono fare gli insegnanti, che sono i genitori che per consentire al proprio figlio di cogliere una mela che sta su un ramo o in alto, li tirano su. E lasciarsi tirare su e sentire che quella mela possa essere colta è esattamente il segno distintivo del ruolo dell'insegnante a cui va con loro. Questo risultato è esattamente la comunità, perché la comunità è grata all'ufficio scolastico di questa iniziativa? Perché, e lo dico lei, questa ragazza che ha detto, sono emozionatissima, io dicevo no, guarda, è un'esperienza quella che dobbiamo cogliere e questa iniziativa è tanto importante perché c'è stato un lungo periodo che non parlare di merito non sembrava una cosa positiva, quasi che tutti fossimo tenuti ad essere messi sullo stesso piano e che se qualcuno avanzava quasi doveva essere considerato una sorta di discriminazione, no, non è così, ma ormai è fattore di patrimonio comune, l'idea secondo me il sistema pubblico istituzionale e quant'altro deve all'occhio di mettere tutti allo stesso punto ai nastri di partenza della comunità, poi cogli metto in considerazione perché è giusto che ne sappia continuare, perché guardate, una società giusta è la società che anche grazie alla scuola consente al popolo di diventare ricco. Se voi non consentite al merito di essere fonte risultati, riconoscimenti e denti, la società si ricca ma è ricco, il povero non è ricco. Siccome invece noi vogliamo, parlo anche la ragazza che continua a essere coinvolta dal sindaco Burlone, ma così si è sciolta la sua emozione, perché dopo dovrà funzionare questo è il meccanismo del gioco della società. Quindi grazie perché capite ragazzi, avete nessuno mi ha presentato, però alla fine avete soprattutto avuto la misura e quello che avete fatto non è un circolo di semplicemente la
una strada che avete imboccato, avete pensato che avete imboccato e percorsa in maniera giusta. Quindi grazie, dottor Pasqualino, grazie di tutti voi, perché avete dato una risposta a quello che diceva Leopardi, che diceva: ma questo mio pagato, dove tengo questo mio pagato? E io che sono? Questi ragazzi sanno che impegnandosi, che studiando, che ascoltando i loro insegnanti che l'hanno messo in condizione di prendere la vera strada, hanno avuto un ultimo risultato, e allora si potrà orientare se si vorrà avere una vita felice. Amministrazione provinciale di Ascoli, proprio perché è una festa in cui si incontra uno spaccato di, appunto, di tutta la comunità, perché ci sono tanti ragazzi, perché ci sono tante famiglie, ci sono tante persone che vi onoro di avere come colleghi, nel senso insegnanti, dirigenti scolastici, insomma la comunità che si, uno spaccato della comunità, la comunità che si incontra nel nome della scuola che onora appunto i suoi figli migliori, le ragazze e i ragazzi che hanno raggiunto l'obiettivo massimo a cui tutti sono tenuti e devono puntare. La scuola dà gli strumenti e vuole offrire gli strumenti a che tutti arrivino al livello massimo, che però per una serie di motivi di cui accennava anche il sindaco non tutti appunto riescono ad ottenere. Si parla oggi tanto di competenze, una parola competenze, eccellenze, di cui si sente tanto parlare, perché forse è facile, sembra facile arrivare ad un livello di competenze, di conoscenze in maniera facile, perché appunto ci sono dei percorsi di accessibilità al sapere molto più ampi. Questa è una fortuna delle generazioni attuali. Noi dovevamo frequentare le biblioteche, informarci a determinate ore del giorno quando c'erano i momenti di informazione. Ecco, questo però ha un altro rischio, quello di far pensare che la fatica, lo studio, la ricerca appunto, il ragionamento su ciò che si apprende siano cose che non servono più. Questo è il grande rischio di questo accesso così facile agli organi di informazione, ai mezzi di informazione. Questi ragazzi hanno capito, e da donna di scuola dico, la scuola ha offerto loro gli strumenti per capire che raggiungere delle competenze è non solo accedere alla conoscenza, ma ragionarla, pensarla, masticarla, mi viene da dire, con la logica, con il ragionamento, con il confronto con l'altro, con il confronto con chi è diverso. Questo significa avere competenze. Ecco perché siamo tutti uguali, ma viva Dio, siamo tutti diversi, e questa diversità, questa straordinarietà di ciascuno di noi rende la scuola pubblica, la scuola per tutti, quindi una civiltà democratica, una comunità democratica come la nostra, la comunità migliore possibile, perché attraverso il confronto, l'incontro, lo scambio e il servizio che i ragazzi più bravi, le ragazze più capaci possono offrire a questa nostra comunità è un bene prezioso che noi come enti locali, come amministratori della cosa pubblica dobbiamo tenere come centro più prezioso del nostro essere insieme, appunto del nostro essere comunità. Quindi davvero grazie all'Ufficio Scolastico Provinciale, perché è un'occasione ottima per ricordarci tutto questo, che dà quel senso a tutti noi, anche a voi come papà, come mamme, nel nostro lavoro quotidiano. Grazie davvero a tutti. Buonasera. Ho ascoltato il sindaco, ho ascoltato il vicepresidente della provincia, ho ascoltato soprattutto il dirigente provinciale. Sono venuto volentieri stasera perché ritengo che questo nostro incontro, questa sala dove siamo presenti tutti, dove è presente la società nel suo insieme, dove io rappresento quella parte della società che è la Chiesa, che ha una missione particolare all'interno della società,
Noi siamo qui questa sera perché festeggiamo dei ragazzi che hanno raggiunto la vita in traguardo. E credo che siamo anche qui questa sera per comprendere la grande missione della scuola, come ci ha ricordato proprio all'inizio, che non è facile in questo tempo, in cui, come voi tutti vedete, si naviga spesso a vista. Bene, io voglio lanciare un semplice messaggio, un messaggio che nasce dal fondo del mio cuore, ma che parte da lontano, da uno scrittore, se volete, che accetta, che io ammiro tanto, e che consiglio a tutti di leggere, perché mi sembra di una grandissima attualità. Se noi immaginiamo questo nostro mondo come un fiume in piena, noi vediamo ciò che è morto, cioè un pezzo di legno morto se ne va alla deriva, segue la corrente, solo qualcosa di vivo, come per esempio il sangue, va contro corrente e sale. Ecco, io credo che in questo nostro tempo, che è un tempo dove c'è un conformismo di massa, dove si gioca spesso al ribasso, dove, come è stato detto, ci si nasconde spesso perché si è trasportati da una corrente che non si sa dove si deve. Io credo che oggi, ragazzi, famiglie, noi tutti dobbiamo imparare, e soprattutto ai nostri ragazzi che hanno una vita non facile, ad andare contro corrente, ad avere il coraggio di andare contro corrente, cioè avere il coraggio di essere vivi dentro. Certo, 10 e lode, certe lode sono un successo, è una tappa della vita. Quando mi capita di andare in giro per il mondo, e ne ho incontrati anche in Giappone, delle persone in vari campi che vengono dal Piceno, so che questa è una terra che ha dato gente di grandissimo valore. Ma resta nella storia coloro che soprattutto hanno pagato fino in fondo, con la loro esistenza lasciando un segno. Allora ragazzi, grazie, lo direi a tutti noi, siamo vivi, e si è vivi se si è capaci di andare contro corrente, senza paura di nulla, perché chi cammina, chi è vivo, la corrente la vince sempre, e il futuro è di chi resta lì. Grazie, rapidissimo. Buonasera a tutti. Io devo portare i saluti del presidente Rotary di Ascoli, di Ascoli Piceno, che è Angelo Marcagni, che non è potuto essere con noi. Io sono un saluto del genere, anche se è un carico importante. Noi siamo contenti di essere qui. Quando ce l'hanno proposto, abbiamo accettato volentieri. Siamo contenti perché? Siamo contenti perché per dimostrare che le associazioni, cioè non solo il pubblico, le associazioni ci sono. Siamo qui a dare una mano, a dare un contributo. Solo due cose importanti volevo dire. La prima è che la cultura, il raggiungimento di livelli è sempre importante, qualsiasi sia il livello. Certo, il livello maggiore è ancora più importante. La seconda cosa, ed è una notizia, nelle cartelline che noi daremo a questi ragazzi ci sono tutti i progetti che la nostra associazione, il Rotary Club, fa, e sono tutti progetti importantissimi che servono a formare, a raggiungere dei livelli, non solo per certa età, ma anche dopo, ed oltre, anche dopo la laurea. E quindi io vi invito, questo foglietto, un semplice foglietto che è dentro, ai ragazzi e alle famiglie, leggetelo, perché sono tutte cose che la nostra associazione offre, ovviamente gratuitamente, quindi offre, e quindi sono dei momenti importanti di crescita. E quindi anche questo, noi ci siamo, le associazioni, non solo la nostra, ma ci sono pronti a dare una mano adesso e sempre. Grazie. Se il colonnello vuole fare un saluto. Buonasera a tutti, e sinceramente voglio rivolgere ai ragazzi complimenti, perché non è da tutti riuscire, comunque siete veramente l'eccellenza di queste scuole, complimenti.
per il risultato che avete raggiunto al termine del ciclo scolastico, principalmente complimenti, perché più mi vedo tanti giovani, anche tanti giovani genitori, io vi parlo anche da genitore, complimenti per l'orgoglio che avete dato ai vostri genitori. In questo momento accanto a voi avete le vostre madri, i vostri padri che sono veramente orgogliosi di voi. Mi auguro davvero che questo possa essere. Avete dimostrato di avere delle competenze, avete raggiunto il massimo delle competenze. Ricordiamoci comunque la vita. Io istituzionalmente, come comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, voglio rappresentare l'arma, ma voglio rappresentare i valori che sono dietro al nostro lavoro, quindi i valori di legalità, i valori di sicurezza, dei valori che sono e appartengono alla nostra società. Vi voglio ricordare che, e mi auguro che voi possiate essere testimoni di questo valore sempre, essere esempio di questi valori. E ricordarvi come molte volte nella vita può capitare che per l'errore, per la futilità di un momento, si possano perdere tanti risultati. Quindi l'importanza, e mi auguro in questo specialmente perché ha raggiunto la maturità quest'anno, di guardare sempre avanti con queste forti competenze, questi forti skills che avete, ma sicuramente con questi valori che poi caratterizzano questo territorio bellissimo. Poi non ci dimentichiamo, per concludere, lo dico da napoletano, come graduato, gli esami non sono ormai, quindi sicuramente avrete davanti a voi tantissimi esami, ma sono sicuro che i vostri genitori vi saranno vicini e mi auguro sempre che vi possiate dare sempre queste gioie come stasera. Veramente complimenti a voi. Le importanti riflessioni che ognuno di voi ci ha offerto e vorrei anche dire che da insegnante penso che questo sia un momento di orgoglio, perché l'insegnante, come diceva prima anche il sindaco, nel percorso che fa con i suoi alunni ci pensa sempre una parte di sé e quando i risultati si raggiungono è una soddisfazione enorme, quindi è una soddisfazione per le famiglie, per gli insegnanti, ovviamente per i dirigenti scolastici che organizzano il tutto e quindi è sicuramente un momento importante per tutta la comunità, perché l'idea è che se tanti giovani sono eccellenti, loro che saranno il nostro futuro renderanno eccellente la nostra società, quindi è importante che questo nesso non si perda mai. L'interesse che abbiamo per loro è l'interesse per noi stessi, per il nostro futuro, per il futuro del nostro paese. Quindi con l'augurio che questo sia un momento, un primo traguardo, ma di tanti altri traguardi di eccellenza che vi vedranno protagonisti, e l'augurio è per tutti noi che il vostro protagonismo eccellente sia ricchezza per tutta la nostra comunità. E quindi passerei a chiamare i nostri giovani eccellenti. Quindi cominciamo dai ragazzi che hanno avuto 10 e lode all'esame di licenza media e cominciamo subito con l'ISC. Allora, la scaletta è quella che abbiamo nei documenti ufficiali dell'ufficio scolastico, quindi più o meno è in ordine alfabetico. E cominciamo con l'ISC Ascoli Centro D'Azeglio, con i ragazzi Stefano Cimica, Chiara Fabiani e Valeria Mastaccesi. O l'insegnante, poiché siamo qui riuniti per tutta la provincia, so che ci sono anche amministratori dei comuni della provincia, quindi ovviamente sono chiamati con i loro studenti ad essere qui per raccogliere questo premio. L'attestato di merito lo potete ritirare alla fine della giornata. Di Fabio e della Teresa Cardelli.
un'eccellenza in modo assoluto perché è l'unica. La possibilità e l'emozione di essere qui con lei per ricevere questo premio che va chiaramente a tutta la scuola e all'impegno di tutti i docenti della scuola e di tutti i ragazzi. Grazie. Sono davvero dei bravi ragazzi e se questi sono i nostri ragazzi il nostro futuro è garantito ed è molto roseo. Grazie. Allora adesso abbiamo Giorgia Pescatore, Silvia Speca e Cristian Viviani, Martina Cocci dell'Istituto Comprensivo Castel di Lama 1. Abbiamo avuto il piacere di presiedere gli esami presso i nostri istituti, abbiamo insomma avuto anche il piacere di sentirli, di ascoltarli durante il loro esame, che è stato veramente un eccellente esame. In bocca al lupo a loro per il loro futuro e a tutti i ragazzi che affrontano il nuovo percorso alla scuola superiore. Buonasera.
Non posso fare a meno di però, avete visto pure voi che sono tutte donne. Cioè, la cosa sembra un uomo, però mi fa enormemente piacere. Comunque, devo dire che con tutto il rispetto per noi maschietti, però effettivamente le ragazze spesso hanno una maschietta. Quindi questo va a significare che è comunque un grande orgoglio per noi e soprattutto per il futuro di questi ragazzi, che hanno lavorato in maniera molto molto forte e devo anche ringraziare tutti i docenti, i genitori, ma soprattutto le splendide comunità di Appignano e Ostia che da sempre mettono al centro del loro progetto la scuola pubblica. Grazie.
professore, conosco i ragazzi, conosco il territorio, ragazzi, io rappresento qui l'amministrazione, ma anche la scuola, tutti sono stati intervistati, sono stati intervistati, questo è, e a loro auguro, hanno curato, io loro auguro, il socio, tutto quello che è stato detto voi, ecco, siate sempre così, certo, ma la conoscenza vi renderà sempre liberi di fare le vostre scelte, non so, giusto sbagliare, non dare le vostre cose. In bocca al lupo, ragazzi. Auguri, complimenti.
Bellini, Marco Di Giusto, Francesca Leonzi, Silvia Olivieri, Matteo Olivieri, Benedetta Pezzellini, Alessandro Spina, Camilla Taffoni e Lucrezia Tomaschetti. Grazie.
sono felicissima di accompagnare Rosaei, Ginevra e Stipagreta, che non hanno avuto l'eccellenza soltanto alla fine della terza media, ma fin dalla primaria hanno sempre lavorato con impegno. Un grazie sincero per quello che hanno fatto per loro stessi, per tutta la scuola, e vi auguro di essere sempre eccellenti in ogni ambito della loro vita, anche nel futuro. Vi accompagno l'insegnante di lettere. Thank you.
Thank you.
Qualcosa? Se
promozione per i test di accesso, quindi oggi li abbiamo distolti dallo studio. Allora, comunque le nostre sentite congratulazioni, se il dottor Pasqualini vuole essere lui l'anfitrione di questo gruppo. Che facoltà vorreste frequentare? Filosofia. Mediazione linguistica. Medicina. Scienze politiche. Mediazione linguistica. Allora auguriamo a questi ragazzi di... Le ultime giornate di vacanza sono l'istituto
l'Istituto Superiore Mazzocchi, che ho detto prima, e l'Istituto Superiore Urbiani Agraria. Quindi io farei un applauso ai ragazzi che stanno assistendo con molta grandezza. Grazie. E passerei proprio all'Istituto Orsini Licini, all'Istituto Superiore Orsini Licini, liceo scientifico e liceo artistico, visto la preside, che si accompagnerà le sue eccellenze, 120esimi, Laura Alessandrini, Benedetta Bernardini, Raffaele Castellucci, Tiziano Cinciripini, Francesca Romana Costantini, Daniele Di Marco, Maria Francesca Ferri, Federico Luzzi, Arianna Luzzi, Silvia Confroni, Francesco Mindoli, Emilio Morganti, Marta Nardinocchi, Marco Piccioni, Edoardo Paresima, Stefano Spinelli e Susanna Troiano, che hanno conseguito di responsabilità, impegno e professionalità di tante componenti scolastiche. La scuola cerca di darvi il meglio, avete conseguito dei buoni risultati di eccellenza e mi auguro che questo sia uno dei tanti traguardi per poi conseguirne altrettanti, sia per voi stessi sia per il nostro paese che ha bisogno di risollevarsi. Quindi in bocca al lupo, per aspera ad astra, non vi arrendete mai. E mi raccomando, comportatevi sempre bene, perché comunque ci confortano gli esiti universitari e anche il mondo accademico per quanto riguarda l'artistico. Ci sono già ragazzi che hanno il lavoro assicurato. Grazie. Grazie. Congratulazioni ancora di più, quindi
possiamo passare al... Volete dire qualcosa? Dai, buttatevi. Sì? Da intrepido? No. Le ragazze? No. Qui c'è un gesto anche del corso serale, visto. Tra di voi c'è? Non è presente? È assente. E ecco, c'è anche chi fa il corso serale, quindi lavora e poi la sera studia a scuola e consegue il massimo dei voti. No? Notato che si trova particolarmente meritevole. Allora ragazzi, auguri, bocca al lupo, ora fate la foto. Roberta Sordi e Simone Soschetti, che abbiamo qui.
nostre congratulazioni anche a Monica. Adesso proveremo a controllare, sicuramente già l'ha aspettato, ma è semplice in questa ricognizione. Grazie. Bene, grazie, voglio fare i complimenti a tutti voi. Sappiate che questo è un momento di gioia per voi e per tante altre persone, quindi per i vostri genitori sicuramente, anche per me, e vi porto anche gli auguri di tutti i professori della scuola che vi hanno accompagnato per tutto il piano. Spero che possiate fare la scelta giusta, quella che è giusta per voi e per le vostre attitudini, va bene? Che possiate avere soddisfazione in futuro. Allora abbiamo sì, tre ragazze. Della Costituzione. La Repubblica ci conosce.
quindi di tutti gli orabiti dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento e doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È il compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, dando riparto alla libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. La Repubblica, un ente invisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Attuano i servizi che dipendono dallo Stato in più ampio decentramento amministrativo. Adegue ai principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno del proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti e dalle leggi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono il procedimento di revisione costituzionale. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose, diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale. Lo straniero, al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, all'indicazione di sovranità necessaria ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
dare la parola alla professoressa, velocemente, alla professoressa Alessia Pazzini per questo. Allora, dato l'orario, invito anche la vecchia dirigente, una mia amica che prima, Rosa Maria Del Maglio, Matilde Palermo, mancano Giada Rozzi e Francesca Di Vinzo. Perché mi piacerebbe che venissero nominati gli ultimi ragazzi, è stato un ennesimo modo del nostro istituto di rendere onore alla Costituzione l'anno scorso al 70° anniversario attraverso il cinema e, come avete visto, anche al nostro territorio. Una semplice lettura dei primi 12 articoli della Costituzione per omaggiare la nostra città e un documento così bello che ci invidiano in tutto il mondo. Grazie. Adesso abbiamo anche i ragazzi dell'Annibal Caro di Fermo che il 26 luglio per un disguido non erano presenti alla manifestazione che abbiamo fatto a Porto San Giorgio, e abbiamo qui anche il preside, che ora non vedo, il professor Ferraputi, che chiamerai un attimo insieme ai ragazzi, così consegniamo direttamente il plico che non è stato consegnato in quell'occasione. I ragazzi sono Lucia Pagadini, Francesca Caponi, Rebecca Maria Cicchitelli, Ilaria Cisbani, Agnese Graziani, Isabel Concetti, Paolo Concetti, Giulia Del Goffo, Ludovica Ferraputi, Giacomo Gastardini, Angelica Mancini, Chiara Marinozzi, Moira Nasini, Maria Perodi, Alessia Principi, Cecilia Pugliese, Sofia Pertozzi, Riccardo Ricci e Giada Ulissi. Congratulazioni perché i consigli politici vivono, poi invece la scuola non c'è, perché comunque l'ufficio scolastico di Ascoli comprende Ascoli Fermo e ci vede ancora uniti. Allora, congratulazioni ragazzi, questo piccolo lo do al preside, se vuole dire una parola. Molto velocemente. Chi ha detto che i Fermani si volessero staccare da Ascoli? Siamo venuti a prendere il premio qui, a riprova, e sono tutti luoghi comuni. Ringrazio l'ufficio quarto, ringrazio i colleghi che sono stati insegnanti del triennio, ringrazio soprattutto i ragazzi per l'impegno profuso. Ricordo che ogni successo non è mai un punto d'arrivo, ma un punto di partenza. E che quindi è un invito a continuare ad impegnarsi e soprattutto a far dipendere gli esiti non solo dai riconoscimenti, ma da quello che uno veramente sente dentro, perché poi i percorsi, al di là del merito, prendono anche strade diverse, soprattutto fondate su quello che sentite dentro. Grazie per la testimonianza che siete stati in questi anni. Buon futuro. Perché nella mole di carte, di nomi e di varie cose ha detto che è stata una svista. Mi dispiace profondamente, chiedo scusa a Margherita e le auguro un futuro raggiante, e presto provvederò a questa mancanza consegnandola personalmente a casa l'attestato. Era poderoso che mi dispiace davvero tanto, perché al centro di tutto
ci sanno loro e le loro fatiche vanno premiate. E anche solo sentire il loro nome detto ad alta voce è importante. Quindi mi duole moltissimo di non averlo fatto nel giusto modo, cercherò di rimediare. Auguri Margherita e bocca al lupo per tutto. Un applauso lo merita. Siamo un po' fuori con i tempi, allora acceleriamo così, chiamiamo i Fazzini Mercantini e il liceo scientifico Rosetti di San Benedetto e intanto diciamo i nomi, allora Cento e Lode, Paola De Antoni, Giada Di Paoli, Eleonora Pistonese, Alicia Giorgia Volcartorni, Sara Di Rosetti, Tommaso del Giovane, Alex De Luca, Emanuele Farina, Giulia Lauretani, Giulia Fese, Miriam Lauretani, Valeria Martelli, Maria Chiara Ospedani, Asia Traini e Beatrice Verdecchia, che hanno avuto 100 su 100. Ecco, siete accompagnati, allora ci diamo la parola. Buonasera a tutti, i ragazzi sono, non tutti, dovevano essere 14, però sono all'università a fare i test, come anche lei aveva già preannunciato, e poi ci sono dei ragazzi che sono a fare l'Erasmus, il trimestrale, per cui sono fuori. Io vi ringrazio e ringrazio il provveditore naturalmente e tutto l'ufficio per aver organizzato questo bel evento. Siccome noi presto ci chiacchieriamo un po' troppo e la festa è la loro, è dei ragazzi, di tutti i ragazzi delle nostre due province, io lascerei, se non dispiace, magari la parola a qualcuno che vuole magari un ringraziamento. Tommaso, vuoi fare tu? Geometra. Scusate, qui è rappresentata sia di Patanzone, quindi lo scientifico scienze applicate, scienze umane, e dal Trattamani invece c'è il tecnico per il turismo e geometra. Prego Tommaso. Allora, noi a nome di tutti vogliamo ringraziare il provveditorato per questa giornata di premiazione e inoltre per la nostra preside, la Moretti, che è presidente del nostro universo scolastico, con cui lei ha seguito varie persone dei mercantini, dove vi sono numerosi indirizzi e grazie alla collaborazione tra questi ultimi abbiamo potuto godere di bellissimi progetti come accennato a scuola lavoro, Erasmus e molte altre iniziative. Intanto ecco, se non le dispiace, mentre si organizza tra i presenti e poi magari prende anche per gli assenti, prenderei bene. E intanto chiamerei anche gli altri ragazzi del liceo scientifico Rosetti di San Benedetto. E, allora, i ragazzi con la lode sono Matteo Quinzi, Elisa Schiavi e Damiano Stramaccioni. I ragazzi con 100 su 100, Matteo Alessiani, Laura Balloni, Gabriele D'Angeli, Eleonora De Renzis, Laura Ferrari, Cristian Iaconi, Alessandro Lagalla, Marco Marini, Chiara Pacchioli, Beatrice Bartelli, Paolo Pavone, Leonardo Maria Pignoloni, Beatrice Pilota, Elisa Piunti, Cristina Sarchi, Ilaria Pia Sibillo, Ludovica Straccia, Andrea Tiburtini, Chiara Volcartorni. Visto che ne ho combinate, tengo da una collega cara e stimata, mi fa molto piacere. Sì, grazie, ancora auguri i ragazzi del Rosetti. Ecco. Siete soli? Bene, con un bene, siete già autonomi e in grado di autogestirvi. Allora, facciamo che il vice sindaco di Ascoli è il tutto. Allora, tra l'altro quest'anno sono stata presidente di commissione al classico, diciamo, e anche lì abbiamo assegnato, le mie classi abbiamo assegnato. Allora, intanto grazie Rita.
Rita per avermi chiamato. Io qui chiaramente mi trovo un po' difficile fare l'amministratore eccessiva, perché questo è il mio mondo, quindi io parlo da insegnante, davvero mi piacere essere una penna è una cosa veramente straordinaria, un'iniziativa straordinaria per riconoscere il merito di questi ragazzi, perché è importante che loro sappiano che i risultati che hanno raggiunto sono importanti per loro, sono importanti per le loro famiglie, ma sono importanti per tutta la comunità, sono importanti per la società vi ringrazia, le istituzioni vi ringraziano. Io tengo sempre presente nella mia attività di insegnante quello che ha detto qualcuno, un poeta irlandese: insegnare non è riempire un secchio, è accendere un fuoco. Allora tengo sempre presente questo, perché davvero questo fuoco che gli insegnanti cercano di accendere, questa scintilla che si cerca sempre di far scaturire, è quella che poi io spero che ti accompagni, che lo fate, che illuminerà e accenderà le cose che avete da fare, che saranno importanti davvero per tutti noi. Quindi questo momento istituzionale lo dovete sentire davvero profondamente. È la società che vi ringrazia, la comunità che vi ringrazia. Il momento dell'esame di Stato, al di là del diploma che si consegue, è un momento di passaggio. Voi lasciate un contesto familiare, un contesto scolastico che vi ha protetto, che vi ha tutelato, in un certo senso una rete, no, di protezione. Vi avventurate, dove sarete protagonisti, voi, stavolta davvero in prima persona e in prima linea. Quindi è davvero un momento epocale, cruciale. Io sono felice di essere qui oggi, davvero un momento importante, e vi auguro davvero di portare con voi questo fuoco. Tanti auguri, ragazzi. Allora, ragazzi, i premi per voi. Allora vi chiedo solo una cosa, faccio tanti auguri per il futuro, ragazzi e ragazze, non è un momento per voi, ma un momento
un percorso di eccellenza sia all'università che sia nella vita. Grazie ragazzi. Il vostro premio, facciamo la foto, chiamiamo anche i ragazzi del Capriotti che sono con la Lode, Veronica D'Angelo ed Erika Torzolini con la Lode, Federica Capriotti, Rebecca Capriotti, Ilenia Carboni, Matteo Di Salvatore, Aurora Leuteri, Ilaria Veniziani, Serena Gaspari, Monica Sciarroni Marconi, Martina Montenovo, Sara Ricci, Claudia Sacchini, Eleonora Magnozzi, Federica Virgini. Bellissime. Allora, ecco i ragazzi dei Capriotti. Anche voi siete autoaccompagnati, siete voi? Congratulazioni, complimenti, moltissimi auguri, adesso riceverete il premio, farete la foto, vogliamo accompagnare la foto con il nostro padre, dirigente poi vice sindaco affiancati per la foto. Per essere stati dentro, 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 per essere stati dentro
fronte all'autonomia, di fronte alle difficoltà, di fronte alle incertezze dell'essere giovani, per aver messo sempre le nostre cose, la mente e il cuore, e di fronte alle difficoltà, per aver buttato sempre il cuore per passare. Quindi grazie a tutti, grazie alle famiglie, allora ragazzi, complimenti, ora ricevete il premio, da poco con il vostro premio, la vostra regola, l'insegnante che si nasconde tra gli studenti. Ho mandato Giorgio a chiedere all'altro signore. Ah, è meglio che ci dica. Resta di rivolgersi quello che conosco io, ma questi lavorano tutti con i giornali. Ah, quindi è un... Sì, sono tutti fotografi. Sì, sì, beh, basta sapere chi è. Come sono freelancer, quindi prendo loro che vengono nel giornale. Magari li vengono anche privatamente. Io mando io. Chi è la signora? Due signore. Non si ricorda chi è. No, perché un paio mi sono solo prima di zoccherò. Ora ci sono i ragazzi che inizia a portafello di San Benedetto. Se vuole può andare anche a vedere. Che comunque ho visto che prima c'era anche un altro fotografo, però anche quello lui ha trovato un altro negozio, però quello pure di solito gli dà i giornali. Grazie a tutti.
scolastico provinciale di Ascoli, facevo i complimenti alle eccellenze dell'istituto Borgoso di San Cattolavista, ma a tutti i ragazzi che sono stati premiati. E voglio dire però che anche questi ragazzi sono delle eccellenze, quindi oltre che ad allietare e ad arricchire questa cerimonia, secondo me a pieno titolo sono qui, perché sono ragazzi che nel percorso della scuola secondaria di primo grado, oltre al curriculum normale, diciamo ordinario, aggiungono lo studio della musica e dello strumento che li arricchisce l'attività. Adesso c'è un pezzo molto molto bello, molto conosciuto. Io ringrazio loro e ringrazio i loro insegnanti, il professor Albertini, il professor Baiocchi, il professor Sabatini, la professoressa Cattagallo, che hanno dato la disponibilità prima dell'inizio della scuola di prendermi e a portarmi qui. Buonasera a tutti. Prima che chiudere, dobbiamo ringraziare. Ulteriore ringraziamento anche al dirigente Vincenzo Costini per la disponibilità, anche la scuola per averci dato queste eccellenze. Mi dispiace di non avere seguito prima il video, ma l'avevo già visto ed è perfettamente in argomento con il nostro essere qui presente. La Costituzione è un po' il faro della nostra vita in comune, quindi riferirci ai principi della Costituzione ci illumina la strada. Tra l'altro l'eccellenza è anche il percorso di fare scuola attraverso altri canali, come la musica, come il linguaggio cinematografico, che anche al ministro Luciano Sanfilippo è molto seguito e produce grandi risultati. Grazie, prego. Siamo arrivati alla fine di questa bellissima serata e prima di lasciarvi il professor Ministro Borgoso di Scalantamessa eseguirà Carmina Burana, una cantata scenica composta da Carlotto tra il 1935 e il 1936 e basata su 24 poemi tra cui trovati nei testi poetici medievali omonimi, opera di Goliardi e Clerici Bagattes. In questo arrangiamento di professor Albertini, dedicato in modo specifico alla nostra orchestra scolastica, ascolteremo tre frammenti di 24 brani dell'opera. La grande varietà tecnica e interpretativa degli elementi musicali presenti nell'opera rende questo brano molto ostico e difficile per l'esecuzione della veste di orchestra scolastica. Grazie per l'attenzione e buon ascolto. Ciao, grazie.